Transitando sulla statale del Passo delle Radici è impossibile non accorgersi di uno dei borghi più caratteristici d'Italia. Parliamo di Sasso Rosso, un paese aggrappato alla sua montagna tanto da tingersi dello stesso colore. Sembra quasi nascondersi agli occhi dei turisti. Le origini del suo nome conducono direttamente alla cava di pietra e marmo rosso venato che si estraeva e si estrae ancora oggi in questo luogo. Il paese ha origini molto antiche. Si hanno i primi indizi storici nel Novecento, quando il suo nome precedente era Nerba, denominazione risalente al 952, come risulta da una mappa medievale. Quindi sappiamo con certezza della presenza di una rocca medievale in questo paese. Il paese, aggrappato alla roccia di colore rosso, è molto ben tenuto e in tutti i periodi dell'anno viene visitato da molti turisti che, passando, restano affascinati dalla bellezza e dal tipico colore del borgo. In basso al paese, sul portale d'arco spezzato di una casa di straordinario interesse, è presente un simbolo araldico riconducibile forse alla famiglia Baroni, siglato 1750. Poco più in alto, una pietra scolpita a pila per raccogliere le acque piovane da destinarsi ad un pozzo all'interno della stessa casa, è scolpito un volto. Si dice che abbia un doppio servizio, non solo di raccogliere le acque piovane, ma anche scacciare il malocchio. In alto al paese incontriamo Paolo Pioli, presidente della Proloco di Villa Colemandina, che ci descrive questo straordinario paese, Sasso Rosso. Direi che Sasso Rosso è uno dei paesi forse più caratteristici della Garfagnana per posizione, tipologia di case, di paesaggio, e per tanti motivi. E si può vedere solo facendo un giro proprio tutto attorno al monte su cui è, perché da una parte noi abbiamo uno strapiombo di 400 metri sulla valle del fiume, e da questa parte invece è una zona più, diciamo, a campi, quindi uno non si immagina che invece dall'altra parte ci sia una natura così selvaggia e così interessante. Siamo molto spesso, si dice, abitare con i lupi, no? per indicare che sia in un posto molto remoto. In effetti qui i lupi ci sono davvero, perché abitano la valle proprio che è qua dietro il paese. Dal punto di vista invece del paese stesso, è un paese antichissimo. Qui intorno ci sono delle grotte che sono abitate probabilmente dal Mesolitico, quindi si parla di qualche decina di migliaia di anni. E il paese stesso ha delle radici molto antiche, sono sicuramente prima dei Longobardi, e anche studiando i nomi dei luoghi qui intorno si può ipotizzare tranquillamente che si parla di un paese preromano, sicuramente. Ci sono, oltre a questo, anche le case stesse sono costruite con la nostra pietra, che è stata questo marmo rosso, questo calcare rosso ammonitico, che è un caratteristico proprio di questa zona e viene cavato solo qui. Questo marmo, dicevo, viene cavato solo qui. È un marmo particolare perché ha questo colore che va dal rosa al rosso, al viola. Attualmente è scavato molto in grigio perché hanno preso una vena grigia molto bella, e è poco conosciuto da una parte proprio perché ce n'è poco sostanzialmente. Al di là di questo, appunto, tutte le case del paese sono costruite con queste pietre, sono costruite sulle pietre perché si può vedere il modo pazzesco in cui sono state costruite, andando proprio sopra la roccia nuda, quindi con le fondamenta che si aggrappano lì e non hanno altro. Tant'è che quando c'è stato il terremoto del 1920, la nostra frazione, questa di Sasso Rosso, è stata l'unica che ha avuto pochissimi danni rispetto alle altre. Alcune sono state, come villa, è stata completamente rasa al suolo, invece Sasso Rosso per questo motivo ha resistito.
Questo meraviglioso borgo è una delle frazioni più a nord del comune di Villa Collemandina. Sentiamo il sindaco, al quale chiediamo cosa rappresenta per l'amministrazione questo borgo, Sasso Rosso. Ecco, la frazione di Sasso Rosso, come insomma è abbastanza noto, è una frazione importante per il nostro territorio, rappresenta sia, diciamo, un'opportunità che un problema. Un'opportunità perché è molto bella, è molto apprezzata, c'è una cordialità intrinseca nelle persone, però dicevo anche un problema perché causa neve, l'inverno ci troviamo molte volte anche averla chiusa, quindi vi è la necessità di continui interventi per garantire la viabilità nella frazione, soprattutto messo in riferimento a garantire anche l'accesso alle scuole, ecco, perché i bimbi di Sasso Rosso devono venire nel capoluogo sia l'elementare che l'asilo che le medie, quindi gli deve essere garantito il loro diritto, e quindi noi abbiamo difficoltà in quel senso lì. Si sale, si scende. Abbiamo percorso le vie del borgo senza sentire la fatica. Anche i nostri occhi si adattano a quel colore. Tutto è rosso. Gli archi, le case, anche un piccolo gattino sembra volersi mimetizzare con il colore di queste pietre. Dobbiamo rilevare una curiosità architettonica. A Sasso Rosso sono presenti molte arcate, alcune tradizionali, altre a forma poligonale, il che rendono ancora più affascinante l'aspetto di questo borgo. Mettiamo la storia alle spalle e parliamo di attualità. Come si vive a Sasso Rosso? Il visitatore che viene, cosa trova? Trova un ristorante? Un albergo? Allora, premetto che è un paese abitato da diversi giovani, è un paese che mantiene il numero di abitanti più o meno durante tutto l'anno, e ci sono tanti ragazzi con coppie sposate, con coppie giovani, con figli piccoli, quindi è un paese anche tutto sommato, pur essendo piccolo, abbastanza attivo. Io ho aperto poco quest'estate, ho riaperto la vecchia osteria del paese, ne ho rifatto un luogo dove si può mangiare e fare merenda, poi ci sono altre attività qui all'intorno, ci sono dei ristoranti, delle pizzerie, e chi vuole fermarsi a dormire, oltre appunto agli alberghi e le strutture che ci sono intorno, ci sono anche delle case vacanza che stiamo un po' cercando di creare quello che è in altri paesi funziona, che è l'albergo diffuso. Chiaramente è ancora tutto in lavorazione, però ci stiamo un po' pensando, ne stiamo un po' discutendo di questo. Un sincero in bocca al lupo a Paolo per la sua osteria, e siamo certi del successo. Torniamo a parlare con il sindaco di Villa Collemandina e gli chiediamo cosa c'è ancora da fare a Sasso Rosso. Le cose sono tante da fare. Noi già in tempi passati, quando non ero sindaco, è stato approvato un piano di recupero diretto proprio al ripristino, al recupero totalmente senza costruzione ex novo, un recupero rispettoso dell'ambiente. In questi ultimi anni, ecco, da quando sono sindaco, lo vedete, il paese è in qualche modo perfetto da sé, si sono fatti piccoli interventi di viabilità, piccoli interventi di arredo urbano, soprattutto si è cercato, collaborando con la locale Proloco, di valorizzare con feste, per esempio tipico ormai è le numerose feste che facciamo a fine agosto della giornata nel borgo, in cui si è cercato proprio di valorizzare anche da un punto di vista gastronomico le particolarità della frazione, anche facendo riferimento all'artigianato locale, ai piccoli angoli di bellezza di questo piccolo paese. Prima di salutarvi, come nostra consuetudine, vi diamo alcune informazioni utili per raggiungere questo straordinario borgo. Da Lucca si prosegue in direzione Castelnuovo Garfagnana per proseguire verso il Passo delle Radici. Superato Castiglione Garfagnana e varie frazioni, vi troverete davanti questo spettacolo davvero unico. Ricordate, Sasso Rosso.